insaziabili cavalieri. Forse il film che vedremo questa sera non ci sarebbe mai stato senza il proibizionismo. Potremmo quindi dire che non tutti i mali vengano per nuocere, ma non vengano nemmeno per essere dimenticati. E bisogna soprattutto capire dove le cose sono fatte bene e dove sono fatte male. Santa Speranza, che è, diciamo, come dire, il patron dell'Ave Martiri, mi ha chiesto di dire due parole sul proibizionismo, di presentare in due momenti il prima e il dopo. Io comincio col far capire un attimo di che cosa stiamo parlando, che atmosfera si è vissuta, ma soprattutto dove sono le origini del proibizionismo. L'ho messo per iscritto per evitare che mio figlio, che sta effettuando questa ripresa, perda troppo tempo, perché mio figlio deve avere la testa al solito posto, cioè sul collo, e si deve prendere una laurea, e quindi così risparmierà tempo. Il proibizionismo si propone di insegnare agli altri la via della salvezza, partendo da una relazione necessaria tra piacere e peccato. Non è un caso che venne chiamato The Noble Experiment e fosse promosso da associazioni impegnate in altre attività a sfondo moralizzatore, come The Anti-Saloon Party, The New York Society for the Repression of Vice di quel Anthony Comstock, che fu uno dei maggiori promotori del proibizionismo, del Busted. Il compito di illuminare le coscienze viene vissuto come un mandato ricevuto dall'alto, che può significare sorgenti diverse, come la ragione, il bene comune o l'autorità divina. La lotta contro l'alcol ha tutti i caratteri di una guerra santa. Il primo è il fanatismo, parola che viene da fanum, tempio, e indica l'eccesso di zelo in materia religiosa. Il secondo, che potremmo dire è lo sposo del fanatismo da cui vengono tutti i figli, è il dogmatismo. E in questo caso il dogma di fede è che un mondo senza alcol sia un mondo migliore. Questo in modo assoluto e certo. Il terzo è l'estremismo, che potremmo definire la tendenza a cancellare il grigio solo perché somiglia tanto al nero. Chi non è buono è cattivo. Una semplificazione gravida di conseguenze. Il quarto carattere è il fondamentalismo, che applica l'estremismo nel considerare le persone in modo positivo o negativo secondo un solo dato, peraltro strettamente personale, come può essere mangiare maiale o patate. Il quarto è l'integralismo, cioè l'attitudine a considerare quel dato discriminante senza possibilità di gradazioni. Non conta quanto maiale, patate o alcol si consumi, tanto è vero che nel caso di cui stiamo parlando viene vietato tutto, anche la birra. L'integralismo fa in modo che non ci siano sfumature. È sempre possibile dire di un individuo se cammina dal lato giusto o sbagliato della strada. Ad erigere la barricata tra un lato e l'altro ci pensa il sesto carattere. Non so se li ho contati bene. Il massimalismo, ovvero la missione di convertire coloro che pensano o agiscono in modo diverso da quello proposto dal dogma, ovviamente. Questa forza invasiva dell'altrui arbitrio è esercitata in nome della salvezza. Il fanatico sa dal dogma cosa sia bene. Il fondamentalista estende questo carattere a giudizio complessivo. L'integralista fa in modo da isolare i buoni dai cattivi. Il massimalista intende salvare gli altri facendoli diventare come se stesso. Noi sentiamo tanto spesso queste parole, nessuno mai le spiega, ma hanno un profondo significato che io ho cercato di inventare.
investigare a scopo cavalleresco. Vediamo dove ero rimasto. Ecco. Quindi, ripeto, il massimalista intende salvare gli altri facendoli diventare come se stesso, quindi costringendoli ad agire secondo il dogma. Il massimalismo, dunque, è il figlio più pericoloso del fanatismo, in quanto porta a iniqui obblighi e divieti, sempre basati su una campagna mediatica di demonizzazione che autorizza, favorisce ed anzi rende positiva e doverosa, naturalmente sempre in nome di quella famosa salvezza, una guerra di tutti i buoni contro tutti i cattivi, che sarebbero tutti quelli che non sono buoni. È la guerra santa, come volevasi dimostrare. La portata di queste crociate, da cui si fa sempre credere che dipenda il futuro dell'umanità, può essere locale o planetaria. I cavalieri sono i guardiani consapevoli di un piacere libero dal vizio come dal giudizio. E come tali pongono agli ambienti creati dall'uomo per l'uomo, come pub, circoli, case da gioco, la stessa attenzione che riservano alla natura, alla salute, alla stessa vita. Chi parla solo alla luce di questi ultimi beni finisce per diventare un detrattore anche di altri mondi, come la corrida o il palio di Siena. La loro criminalizzazione viene operata sistematicamente e spacciata per progresso. È per questo che a suo tempo, proprio qui a Bologna, abbiamo organizzato un convegno sul rapporto tra progresso e civiltà, che è quello tra protezione della vita e qualità della vita.